Allora, Alessia, per te questo era un match particolare, giusto? Sì, io l'anno scorso ero all'Inter, quindi sicuramente l'ex squadra è sempre una partita diversa dalle altre. Per quanto mi riguarda, quando l'arbitro fischia, per me le squadre sono tutte uguali e l'obiettivo è sempre quello di fare punti. Però, ma sì, anche giocare contro le mie compagne è stato un po' strano. È stato un po' strano, avete fatto molto bene, specie nella prima frazione, l'abbiamo detto già più volte. Tu da dietro, come l'hai vissuta questa partita? Anche perché dobbiamo dirlo, ti hanno fatto due gol veramente belli, su cui potevi fare praticamente nulla. No, sul primo gol è stato un po' un tiro improvviso, ho provato ad andarci, però non ci sono arrivata. Il secondo forse potevo fare qualcosa, devo lavorare anch'io sui miei errori. E, il primo tempo siamo andate molto bene, siamo riuscite a stare abbastanza ordinate. Dopo il secondo tempo è stato un peccato perché loro erano in 10 e noi non siamo riuscite a sfruttare questo vantaggio che avevamo, anzi, siamo andate quasi più in confusione, quindi Quindi effettivamente forse è quasi meglio in 11 11 contro contro 11. 11. Adesso però bisogna girare pagina subito, vi restano ancora due partite prima della fine del girone di andata e insomma le premesse però sembrano ottime per andare a prendersi qualche punto che vi meritate. Noi siamo pronte e siamo cariche su tutte le partite, ogni pallone, la voglia di fare c'è, la voglia di lavorare c'è. Noi ci siamo, ci manca la finalizzazione, ci manca ancora qualcosa. Ora speriamo di trovarla, però io ho tantissima fiducia nelle mie compagne, sono contenta. Voglio lavorare, vogliamo fare bene.